Via libera del Consiglio dei Ministri giovedì alla riforma della scuola ed al decreto sulla TV di Stato. Per quanto riguarda la scuola, si articola in 10 punti, lo ha detto il Premier Renzi al termine del Consiglio dei Ministri in conferenza stampa. Siamo riusciti, dopo una lunga discussione, a trovare un buon clima. Il Presidente sceglierà gli insegnanti dentro un'aula dove c'è spazio che si libera e individuerà la persona più adatta senza automatismo. La buona scuola mette al centro lo studente e i suoi sogni di essere anzitutto un cittadino. Per quanto riguarda invece la riforma della RAI, abbiamo avviato l'esame del decreto legge in consiglio. Non voglio dire che chi ha responsabilità politiche si debba tirare fuori dal controllo e dalla vigilanza. Per questo non siamo per sorteggio, che è l'abdicazione della politica. I più bravi devono guidare l'ente di Stato televisivo. Costituzione di una rete per l'autismo partendo da una diagnosi precoce di questa patologia per consentire a chi ne ha affetto di vivere una vita indipendente. È il tema dell'interessante convegno a cui darà il suo avvio ufficiale la neonata associazione Insieme per l'autismo, un mondo dentro il mondo ONLUS, guidata dalla dottoressa Pasqua Labbia, che si terrà sabato prossimo alle ore 17 nella sala consigliare di Palazzo di Città. Che è stato patrocinato dal comune locale, dalla regione Puglia, dalla provincia di Foggia e dalla ASL Foggia. Tra i protagonisti ed i relatori ci sarà anche il direttore generale dell'ASL Foggia Manfrini, nonché anche numerosi esponenti comunali, l'ex assessore nonché europarlamentare Elena Gentile. Tra gli obiettivi della neonata associazione anche la promozione di un'educazione specializzata con assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica su questo fenomeno e la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati, affinché sia garantito sempre, in ogni contesto e per tutta la vita, il rispetto della dignità. Due sconfitte pesanti, questo l'esito delle formazioni italiane alle ore 19 nelle partite che hanno aperto la prima tranche dell'andata dei sedicesimi di Europa League. A San Pietroburgo il Torino è stato sconfitto dalla formazione dello Zenit di Villas Boas con il punteggio di 2-0, determinante l'espulsione al 27esimo del primo tempo di Benassi. Il vantaggio ucraino si concretizza al 38esimo con Witsel ed il raddoppio arriva nella ripresa al settimo minuto con Criscito. Male anche l'Inter, che è stata sconfitta in terra tedesca dalla seconda in classifica nella Bundesliga, il Wolfsburg. Iniziale vantaggio nerazzurro al sesto minuto con Palacio. Poi il pareggio della formazione tedesca al 28esimo con Naldo e poi nella ripresa la doppietta di De Bruyne, esattamente al 22esimo ed al 31esimo minuto. Dunque, per la formazione di Roberto Mancini e per quella di Gianpiero Ventura si prospetta un ritorno pieno di incognite.